C'è anche una villa super blindata tra i beni confiscati al clan Moccia di Afragola, tra i più potenti sodalizi camorristici in un solo Campani. Disposti sequestri anche nella capitale, l'utilizzo dei beni potrà essere destinato per scopi sociali. Anna Testa. Non commento. No, non tengo niente da dire. Arrivederci, salve. Nessuno parla, nessuno dice niente. L'ordine è proprio questo. Paura, sì, è una città tramortita dai Moccia. Questa è la storica villa super blindata in via Rossini ad Afragola dei Moccia, clan egemone dagli anni 70 e confiscata insieme ad altri beni. Valore complessivo della confisca, svariati milioni di euro. La Piora Moccia in tutti questi 20 anni, 30 anni di camorra è riuscita a infiltrarsi nel tessuto imprenditoriale a 360 gradi, nulla escluso. La Guardia di Finanza ha inoltre disposto un ulteriore sequestro per la confisca di 150 milioni di euro nella capitale. Ricordatevi che uno dei Moccia venne definito l'ottavo re di Roma. Intanto sulla ricognizione dell'Agenzia Nazionale dei beni confiscati nelle proprietà sottratte al sodalizio criminale si pensa già a varie destinazioni di uso. In linea con quello che ad esempio il programma della mia amministrazione si contempla un uso virtuoso a fini sociali con il coinvolgimento di associazioni cooperative. I beni non devono essere lasciati così a se stessi oppure ancora occupati dai vecchi proprietari. Bisogna fare un bando e noi di questo discuteremo con il sindaco a brevissimo. Ora per gli inquirenti si apre una nuova fase criminale. La domanda è chi prenderà il loro posto? Chi saranno i nuovi Moccia?